Per mezz'ora Aldo Di Corcia ha cullato il sogno di un debutto coi fiocchi sulla panchina dei nerostellati contro la sua L'Aquila, ma poi i limiti dei pratolani e lo spessore tecnico superiore dei rossoblù, trascinati da un Boldrini in gran spolvero, ripristinano i valori chiaramente espressi dalla classifica e L'Aquila espugna il Barbati di Pescina per 1-3. Battistini sceglie in avanti Padovani e lascia in panchina Ibe, tridente completato da De Julis e Boldrini sulla tre quarti. Di Corcia conferma il 4-3-3 classico per i nerostellati, ma finiscono in panchina Asurov e Bruni, cui vengono preferiti Onwachi e Cicconi. Avvio di gara rabbioso per i nerostellati che sorprendono L'Aquila. Già al terzo si rende pericoloso Gasparotto, il cui tiro, corretto da un giocatore aquilano, finisce fuori di un soffio e quindi in angolo. Al quinto i nerostellati raccolgono subito i frutti della pressione grazie all'eurogol di Pacella, conclusione potente e che finisce sotto la traversa con Farroni colto leggermente fuori dai pali. Il centrocampista pratolano ci prende gusto e all'undicesimo ci riprova sempre dalla distanza, ma la mira non è la medesima del tiro vincente di pochi minuti prima. Sopita la sfuriata iniziale dei nerostellati, inizia a mettersi in partita L'Aquila. Al 18° Steri mette dentro un filtrante per Rucci, il quale centra per la corrente Padovani, che da ottima posizione non inquadra la porta. Boldrini è ispirato. Al 20° scalda il piede con una girata da fuori agevole per Parente. Ma è dopo la mezz'ora che la reazione aquilana prende forma. Al 32° Padovani trova una voragine sulla sinistra e mette al centro. Boldrini non arriva, ma sul secondo palo, solo soletto, Marra ha tutto il tempo di controllare e segnare a porta vuota. 46 gol presi in 19 gare prima di questo derby. Una fragilità difensiva, quella dei nerostellati, che la dice lunga e che nella circostanza si esprime con una squadra slegata e colta di rimessa quando è in vantaggio. Quando poi tra gli avversari c'è uno del talento di Michele Boldrini, tutto si complica e tutto viene più semplice per L'Aquila, che al 39° ribalta il risultato. Boldrini inizia l'azione e la finalizza sotto il settore ospiti. Lesto Boldrini a raccogliere una respinta della difesa sul tentativo di De Julis. I nerostellati spariscono, L'Aquila padrona del campo. Dopo l'intervallo De Julis conclude in maniera pericolosa dal limite e spaventa Parente. Al quinto Vitone tocca per Del Gizzi, la cui punizione non impensierisce Farroni. Chi da calcio piazzato è esiziale invece è Michele Boldrini, esecuzione magistrale del numero 10 aquilano, barriera scavalcata e palla nel 7. Nulla da fare per Parente e gara definitivamente conclusa. Da questo momento L'Aquila in tranquillo controllo delle operazioni, solita sequenza interminabile di cambi fino al triplice fisco di Cattaneo di Civitavecchia. L'Aquila resta a 3 punti dalla zona playoff, mentre per i nerostellati la missione salvezza in queste condizioni è pressoché impossibile. Di Corcia, sogniamo un debutto magari migliore contro la, tra virgolette, sua L'Aquila. Un ottimo inizio, poi cosa è successo? È successo che abbiamo preso gol, abbiamo fatto un errore in difesa e poi ci siamo un po' sbilanciati in avanti per quello. La partita l'avevamo preparata come i primi 20 minuti, come avevamo fatto, aggredire l'Aquila, non farla giocare perché sappiamo che c'ha tanta qualità, se la fai giocare ti mette in difficoltà come è capitato il secondo tempo poi. Ecco, a questo punto questa missione salvezza è sempre più difficile. Questo lo sapevamo, è difficilissima, però ci dobbiamo provare fino alla fine. Dobbiamo lavorare, andare in campo e lottare e giocarsi le partite. Ecco, a Francavilla ho visto una squadra che ha saputo lottare per tutti i 90 minuti, in questo caso forse vi siete sciolti un po' troppo in anticipo. Sì, perché a Francavilla c'era ancora, abbiamo preso gol all'inizio, poi c'era tutto il tempo per recuperare. Qui hai fatto 20 minuti bene, sei andato in vantaggio e poi prendi due gol così, insomma, poi il morale va un pochino giù. Poi di fronte c'avevamo una bella squadra, quindi... Deve riconosciuto il merito dei nerostellati che hanno approcciato la partita nella maniera giusta, nella maniera in cui una squadra che deve cercare punti per la salvezza e deve fare, peraltro con un pubblico che ha fatto anche una bellissima coreografia, quindi faccio i complimenti a loro per l'accoglienza e per tutto. E sì, siamo mancati un pochino, nonostante eravamo sulla carta preparati, perché abbiamo parlato di questa possibilità, di questa scossa che sicuramente dava anche il nuovo allenatore, di questa difficoltà che potevamo trovare, ma sono stati più bravi loro e sono di vantaggio. Lì siamo stati successivamente ordinati, tranquilli, abbiamo ritrovato il nostro filo del gioco e siamo riusciti a fare gol come avevamo cercato, come volevamo. Noi rammarici non ne vogliamo avere, nel senso che cerchiamo di lavorare al massimo per le possibilità che abbiamo
nella contingenza in cui siamo. Non ci siamo mai lamentati, non lo faremo adesso. Quello che noi cerchiamo semplicemente è un po' di serenità dal punto di vista organizzativo per poter portare a termine la missione di quest'anno. Magari alla squadra chiediamo di fare quei risultati che prima avrebbe meritato anche di più, perché probabilmente siamo qualche posizione indietro rispetto a quello che dovevamo essere, anche per poter vedere, come è successo oggi, qualche giovane in prospettiva per le stagioni successive per chi lavorerà all'Aquila.